numeri enormi, numeri che fanno vedere che certe aziende a livello internazionale hanno bilanci paragonabili a stati, che possono permettere la possibilità di trattare con gli stati in modo da avere la tassazione che vogliono loro. Non, le piccole imprese non hanno possibilità di sopravvivere a una cosa del genere. O ci si coalizza tutti insieme e si trova una soluzione che possa soddisfare tutti, perché anche queste sono aziende, portano economia, portano posti di lavoro, però non lo possono fare a scapito di quello che c'è attualmente, non possono fare tabula rasa di tutto il mondo. Quindi bisogna avere la lucidità di reagire e poter trovare una soluzione condivisa, altrimenti non ne usciamo. È stato molto interessante ascoltare gli eurodeputati e l'assessore regionale, perché comunque il confronto sul problema della tassazione è un problema molto serio, molto importante, che deve essere affrontato a livello sovranazionale. Ad Arezzo abbiamo provato a dare una risposta in termini di servizi alle nostre aziende e ai nostri soci, perché appunto con il sistema del portale Acquisto Vicino, che è sostanzialmente un marketplace analogo ad altri, diciamo, più famosi, abbiamo cercato di dare uno strumento semplice e gratuito alle nostre imprese. Quindi, come dire, è uno strumento da implementare, da sostenere, da valorizzare, perché è comunque la strada giusta verso la quale andare. Beh, è sicuramente un tema molto importante, anche perché oggi è oggettivo che c'è una concorrenza sleale nel mercato, perché ci sono i tanti piccoli commercianti che pagano le tasse, e non solo quelle nazionali, direi anche quelle locali, e poi c'è una concorrenza spiazzante invece delle grandi multinazionali, in particolar modo delle grandi multinazionali che hanno a che fare col digitale, che invece spesso hanno la sede in paesi nei quali la tassazione è ridicola e che chiaramente invece non pagano niente laddove realizzano dei profitti. Quindi questo va sanato e siamo qua a discutere di come sanarlo. Ci sono delle proposte in campo a livello OCSE e anche a livello europeo, e chiaramente oggi discuteremo di come, insomma, andare avanti in questa direzione. Una battaglia di giustizia sociale, perché tantissimi commercianti, artigiani stanno chiudendo i propri negozi nei centri storici, lasciando il vuoto, e il vuoto crea disagio, povertà e degrado. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questa web tax. È chiaro che l'Europa deve mettere d'accordo tutti i paesi e trovare una soluzione comune, e anche se l'Italia è spesso nel mirino perché non facciamo le riforme, ma in questo caso l'Europa in tanti casi come questo risulta più fallace e più lunga nei tempi rispetto invece alle decisioni nazionali. È la web tax su cui stiamo lavorando, ma il tema vero è oggi, e su cui il Parlamento ha fatto atti molto importanti, tra cui il Digital Service Act approvato pochi giorni fa, che prevede una sostanziale equiparazione del mercato online con il mercato offline. Non è solo la web tax, la tassazione è una parte, ma c'è anche una concorrenza sleale tra le grandi piattaforme e i negozi di vicinato o la distribuzione normale, che in qualche maniera va limitata. Questo è il lavoro che stiamo facendo da un po' di anni e credo che porterà i suoi risultati anche sulla web tax. Ma evidentemente dalla regione noi possiamo fare ben poco rispetto alle politiche fiscali e alla necessità di avere addirittura a livello globale una tassazione che possa incidere realmente verso questi grandi gruppi internazionali del web. Però noi possiamo insistere perché l'Europa non si tiri indietro, perché continui in questa marcia che ha intrapreso, perché si possa sicuramente migliorare le condizioni del mercato in un contesto di parità che deve essere conquistato. E poi noi dobbiamo riconoscere il fatto che il digitale è un ambito, un ambiente ormai del presente che riguarda tutti noi, è una dimensione in cui si sviluppano le relazioni umane, economiche, sociali, e che di conseguenza hanno a che vedere anche con un'attività, direi obbligatoria, anche delle piccolissime imprese, soprattutto quelle dei servizi. Ecco perché noi lavoreremo proprio insieme alle associazioni di categoria, perché possa essere sempre di più sviluppata questa consapevolezza e una capacità di stare nel mondo digitale anche delle piccole e piccolissime imprese, soprattutto quelle del commercio, perché insieme a questa esperienza tutta toscana straordinaria dei centri commerciali naturali possa esserci una sorta di verticalizzazione nell'ambito digitale che possa migliorare il rapporto con la clientela, addirittura
addirittura acquisirne di nuovo una capacità di promozione che grazie al digitale può essere implementata, e poi un assortimento, un allargamento dell'offerta dei servizi, di facilità, di relazione, di umanizzazione del rapporto che sicuramente solo il commercio in sede fissa può esprimere e non ha da questo punto di vista nessun competitor in grado di sostituirlo. Voi di essere intervenuti per un appuntamento che in più di un'occasione abbiamo voluto spingere per realizzare un confronto, e per questo ringrazio davvero la Regione che coinvolgiamo perché è diventata sempre più strumento operativo di risposta alle imprese del territorio. Ma un ringraziamento, concedetemi di farlo in maniera particolare, agli europarlamentari Bonafè, Ceccardi e Danti, in ordine alfabetico, almeno faccio il bravo, per aver accolto il nostro invito a una discussione assolutamente complessa, delicata, perché investe in profondità gli equilibri, gli assetti economici, fiscali, regolamentari di un mondo, quello del digitale, dello sviluppo tecnologico, che da 20-25 anni in maniera pervasiva invade il nostro quotidiano, invade il nostro essere dentro un sistema economico e sociale in profondo, profondissimo cambiamento. Quello che è successo negli ultimi 20 anni è stato una fotografia in cui le grandi compagnie del digitale hanno trovato un'espansione a livello globale che ha messo in evidenza, ad esempio, i grandi limiti di capacità impositiva degli stati. Quello che conoscevamo nel modo di applicare la tassazione alle imprese a livello nazionale si è scontrato con una dimensione assolutamente globale del fare impresa, dematerializzata, che ha messo in grande difficoltà sistemi evoluti, complessi come l'Europa, ma gli stessi Stati Uniti, ma anche il resto del mondo, trovandosi a confrontare con un cambiamento assolutamente. Ricordo che ha coinvolto non solo la stragrande maggioranza dei paesi europei, ma anche altri paesi nel mondo. L'accordo di ottobre 2021 ha coinvolto 136 paesi per una Global Tax che entrerà in vigore a fine 2023 e che il 19 di maggio scorso è stata approvata nelle sue linee guida in maniera plenaria dal Parlamento europeo. Adesso l'obiettivo è quello di arrivare a fare in modo che la Commissione europea dia gambe a questo accordo politico, che, come vi dicevo, è particolarmente rilevante perché introduce una gigantesca novità globale nella tassazione di queste multinazionali. Nel 2021 era impossibile fare confronti con l'economia reale, ma questi dati ovviamente sono cresciuti. Stiamo parlando di 146 miliardi di ricavi, il 50% del fatturato viene fatto a livello globale da tre compagnie: Microsoft, Facebook e Alphabet, cioè Google. Quindi siamo di fronte a colossi che in questo momento, per esempio, un altro numero significativo è il fatto che hanno in cassa disponibili quasi ad oggi 570 miliardi, cioè quasi quanto l'Europa ha messo nel PNRR, questi danno a disposizione sui conti correnti, tanto per darci ancora qualche dimensione. Nessuno, a piccola catena con 13 negozi, ha pagato nel 2019 fra imposte e tasse dirette e indirette, quindi IVA, IRES, IRAP, 1.280.000 euro, cioè la metà di quanto paga Facebook in tutta Italia, 7 volte la somma di quello che pagano TripAdvisor, eBay o Netflix. Quell'imprenditore che non si arrabbia molto spesso, in questo caso si arrabbia un po'.